Buonasera, siamo nel parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, poco oltre c'è il Teatro La Cucina dove abbiamo realizzato questa terza stagione di Niente di Strano. Questa sera compiamo 18 puntate, diventiamo maggiorenni, questa sera chiudiamo la terza stagione con una puntata super, sarà con noi Coiz che presenta il suo disco Volare con la band e con gli ospiti, perciò state con noi se volete scoprire chi si è portato dei feat del suo disco. Sarà con noi Laila Alabash, l'artista italo-palestinese che ci suona il suo disco Mystic Motel, e iniziamo da una delle voci, delle penne più promettenti della nuova musica italiana, Raresh. È l'ultima puntata, è una puntata di celebrazione, il gran finale. Iniziamo quindi con Raresh qui a Niente di Strano e voi state con noi e soprattutto buon Natale! Gli schermi degli altri, gli schermi altrui che sono posti bui, i posti bui non piacciono a nessuno. Posto che il problema bambino possa risolversi in qualche modo, tu fasciati la testa e dormi il tuo sonno. Sogni altrui non piacciono a nessuno. Che mille macchine rovinano giù. Se ci serve un cerotto in più. Mille macchine mille macchine rovinano giù. Se ci serve un cerotto in più. E se il ponte fa d'ora bambi per fermarmi mezz'ora, i quarti non vanno sul podio di uno e uno, no, non piace mai a nessuno. Scusami, ripeto bambi, se ci saranno guai troppi tanti tu li risolverai, li vanno portirà. Mille macchine
uccide sempre troppo presto. Mi trucco quelli calicca davanti allo specchio. Sento negli skin, mi attacco il cerchiello da bere cognac per i tempi migliori. Ma ballo nelle vasche da bagno e mangio canzoni di amore di tempi migliori. Di questo scivolare adesso mio amore non lo sceglievo il tempo ma gli amori. Voglia di baciare tutti poi non mi decido mai. Lingua sullo stupide, monumento al milite. Da donne amate, donne viziate. È sempre il momento giusto per farsi da parte. Ma ballo nelle vasche da bagno e mangio canzoni di amore di tempi migliori. Questo scivolare adesso mio amore non lo sceglieva il tempo ma gli umori. C'è una crepa e ristranzi nelle tasche. Non hai soldi per la tessera dell'Arci. Di Arci ho solo i coglioni arcipieni. Se vuoi aiutarmi sappi che ti cerco da mesi. Che ballo nelle vasche da bagno e mangio canzoni di amore e di tempi migliori. In questo scivolare adesso mio amore non lo sceglievo il tempo ma gli umori. E ci sono sprassotto gol sopra tra le cosce. Lividi sui polsi, nocche nuove, nocche nuove. Bella sta filosofia che mi insegniamo. Un corvo sul fegato di nome Gin Lemon. E balliamo nelle vasche da bagno e mangio canzoni di amore e di tempi migliori. In questo scivolare adesso mio amore non lo sceglievo il tempo ma gli umori. Sulle dita, beh sulle dita, che c'ho la crisi di mezza età. E chissà se ci arrivo in 30. Tararara, c'ho la crisi di mezza età. E conto ciò che resta sulle dita. Merci les enfants. Et on va avec la prochaine. Sotto le pentole, la zecca sul tuo cane, un cancro al polmone, che sono stanco e stanco e non voglio fare il bravo, voglio solo piangere sul tuo divano, che a casa ho i miei, ho i miei, ho i miei. Il cazzo che mi pare,
stringi mi fai male. Di un profil papa, la tua nuova fidanzata. Che sono stanco e stanco e non voglio fare il bravo. Voglio solo piangere. Caso miei, oi miei, oi miei. Che caso i miei, oi miei, oi miei. Dici io non ho parole in più, non ho discorsi in più. Ma come mi sai tu non cambio mai. Dici io non ho. Vi sbaciucchio a tutti. Rares, buonasera. Vieni. Eccomi. Allora, potevi rifare andare o era in base quel grazie? Era in base, ma è stato pensato. Mi piaceva moltissimo. Grazie. Però. Grazie, te lo dico io. Io dico grazie a te. Non ci vediamo, sai da quando? Sì. Da un concerto che avevi fatto a Milano per Miami a febbraio. Poi ci siamo rincrociati d'estate al volo. Però è dal 2019 che questo pezzo gira nella mia testa. Io non ho parole in più. Abbiamo ascoltato Mille macchine in apertura, Crisi. E volevo ringraziarti per essere qua questa sera, darti il benvenuto e dare il benvenuto a tutti voi alla sesta puntata della terza stagione di Niente di Strano, aperta da questo ragazzo che si chiama non solo in arte ma anche all'anagrafe Rares. Fategli un grande applauso. Grazie mille. Grazie. Come va? Tutto a posto, bellissimo. La vera propria, la prima, no? Il momento in cui suoni per davvero è sempre diverso da tutto il prep di prima, quindi. Perché io volevo impostare questo breve, come dire, colloquio che facciamo prima poi di conoscerti meglio come un modo per far arrivare alla gente Rares attraverso le sue canzoni. Okay. Io non ho parole in più, secondo me è un bel esempio di come tu scrivi. Le parole che sono fondamentalmente un suono, delle melodie che sono delle melodie che subito ti si aggrappano addosso, ma anche degli arrangiamenti, come dire, curati, complessi, che hanno un certo tipo di taglio e denotano un certo tipo di ascolti. Volevo dunque che introducessi il prossimo in qualche maniera, così come a spiegare un po' che cosa uno ascolta, perché poi dopo invece quando ci sediamo al divano andremo a raccontare chi sei, che cosa fai, da dove vieni, quanti soldi hai in banca, le solite cose. Intanto ti ringrazio per le parole bellissime, perché hai spiegato meglio tu di quanto io abbia mai fatto nei confronti di me stesso tutta la faccenda. Il prossimo pezzo si chiama Figli ed è un pezzo cui tengo molto, molto mutaforma. Ma si chiama Figli dal punto di vista dei figli? O si chiama Figli dal punto di vista di un mancato genitore. Di un mancato genitore. E vorrei che, visto che dopo magari quando siamo al divano parliamo d'altro, introducessi i tuoi soci. I soci sono il caro Tobia e Marcello della Puppa, in arte 900 e Colibrì. Sono degli artisti incredibili. Posso dire una cosa? Sì. Alla sesta puntata ho imparato che quando l'artista presenta la band io devo sempre guardare dritto, oltre. Quindi ti lascio suonare. Grazie. Rares, qui a Niente di Strano. L'ultimo figlio di probabilmente la stessa città e ci inganna. C'è mamma, per noi,
scopriamo che non abbiamo la stazza e non siamo stati capaci di fare i tuoi figli. Tu che ti tocchi di sera Raresh, qui a Niente di Strano, ti aspettiamo sul divano. Intanto buonasera. Buonasera. Lo dico a tutti quelli che stanno scrivendo sul canale YouTube di Buddybank, perché siamo live. Sul canale YouTube di Buddybank, sì, fra poco arriveranno Coez, Neffa, Massimo Pericolo, Fra Quintale, Laila Laba. C'è una puntata ricca, ma intanto volevo dare il benvenuto anche sul nostro divano a Raresh. Ciao. Andrea Lafranchi del Corriere della Sera. Piacere. C'è la stampa generalista che ti vuole torchiare, quindi lascio subito a lui la parola. Solo la che penso domanda. Che questo sia spento, funziona? Non funziona, no, magari lo cambiamo. Funziona, però il mio funziona nel frattempo, quindi vai, prendiamo domanda, tempo così, esatto. Travolti da un insolito cantautore nel mare azzurro di oltre. Bellissimo titolo, cioè, alla Lina Wertmüller. Che omaggiamo, morta oggi, 93 anni, grandissima, esatto. Regista, premio Oscar. Credo che sia un giusto applauso. Dedicarle un applauso. A parte questo, veramente mi veniva l'idea dell'insolito cantautore, parlando di Raresh, perché insolito trovare cantautori oggi. E poi secondo me proprio partire dal titolo del tuo EP, cioè Folk 2021, cioè è proprio quello che fai, è una cosa che è folk ma è fresca, cioè una cosa che guarda al passato ma è stata fatta oggi e non puoi confonderti, non puoi pensare che sia stata recuperata dal passato. Come hai messo insieme questi mondi così lontani? Prova a parlare, se no vengo io. Prova a parlare, non vengo io. Non intanto, so se funziona. Intanto aspettiamo il microfono nuovo, ti lascio il mio, vai. Folk 2021 è stato un lavoro. In realtà il titolo è stata l'ultima cosa a nascere. Sono nate le canzoni per la solita esigenza per cui uno poi alla fine le va a scrivere. E il titolo è un po' autoironico, no? Appunto, esattamente come dici tu. Funziona? Yes, okay, yes. Ci siamo. Stato un attimo. Grazie dell'assist. Prego, aiuto. E il titolo è appunto un po'... vuole essere ironico in qualche modo, nonostante sia un disco molto sentito, ecco, sia nell'ascolto che nella poi produzione che è stata. E, è un mondo che unisce, non lo so, non l'ho mai vissuto così. È un prodotto sintetico perché è di sintesi in realtà, perché unisce tante tante anime. Dire che io faccio quello, forse lo vedremo in un futuro, è un po'... è una parte, ecco, una parte del mio percorso a cui tengo molto e penso che abbia tanto ancora da dire. È una di quelle cose che riascolto e non... Ma quanti ne hai adesso? Quanti me ne dai? No, questa 20, è una grande 24. Domanda. 24. In generale non si chiede, ho visto esseri umani offendersi per molto meno, no, ma no, mi fa piacere questo. Ci siamo conosciuti che ne avevo 12 più. Esatto, meno. E infatti hai raddoppiato. Questi è stata una lunga pandemia anche per te. Esatto. Una lunga pandemia anche per te. Perché Rare c'è il tuo nome di battesimo, lo dico. Dov'è? Non per stressare, no? Qui anche c'è la show di cui vado. Stasera una puntata così, abbiamo una artista italo-palestinese, ci sei tu che sei di origine rumena, però sei nato a Marghera, giusto? Credo.
nato spiritualmente a Marghera, spiritualmente a Marghera, e poi adesso stai a Bologna. Tra l'altro la scena è difficilissima, devo chiedere scusa a Rares, perché guarda, proprio per questo motivo me la sono stampata sia qua che dietro, e anche i ragazzi abbiamo avuto un problema, e nel pezzo che è uscito su 7 per presentare questa puntata è uscito Rares, il carattere, perché i caratteri speciali a volte vengono mangiati dal quadratino. Esatto, è uscito senza quadratino ma senza nulla, solo provando a parlare con Alexa o Google Home. Esatto. Una roba. Ma la cosa che mi interessava è denotare come in questa, visto che siamo alla fine della terza stagione di Niente di Strano, tanti musicisti, tanti artisti che abbiamo avuto qui al Teatro La Cucina studino o abbiano studiato al conservatorio rispetto a qualche anno fa. Ti assicuro, almeno esperienza empirica, quindi poi Andrea dimmi tu, c'è un sacco di gente che sta studiando musica, e questo è un grande switch rispetto al passato, in un momento paradossalmente in cui in realtà la musica la puoi fare in maniera mega easy a casa senza aver studiato nulla. Tu per esempio che cosa studi esattamente? Io ho fatto musica elettronica, adesso faccio sound design, quindi un percorso un po' parallelo a quella roba lì, ma non tanto, perché di base la musica passa sempre per il software ormai e l'hardware, quindi in qualche modo ci si approccia sempre in maniera sempre più digitale, sempre più elettronica la musica. In realtà è un percorso complementare che sta prendendo sempre più parte di quello che sto facendo. Ma che quando ti sei accorto di avere una voce che riusciva a, come dire, a far vibrare i vetri così come fa la tua effettivamente? E soprattutto Grazie. Quando hai realizzato che poteva essere un'arma per raccontarti. È stato un percorso, ma io mi ricordo un aneddoto. C'è stata una volta che volevo cantare a mia madre tutti i frutti e lei mi spronava a farlo, mi vergognavo tantissimo, quindi mi sono chiuso in camera. Avevo tipo 10 anni. Da lì non so cosa è successo. E come però... l'hai cantata? Ovviamente la domanda è: facci sentire. Penso, non lo so, ero piccolo. Non l'hai cantata tutti i frutti? No, ero tanto così, ero un cinnetto. La voce è importante. Non è stato anche quello sfumato negli anni. Non ho mai studiato, quindi è una cosa che ascolto. Sento nuove timbri, che sento nuove cose, le tiro fuori, le uso e le studio così. Ma quando è arrivata l'immagine delle mille macchine, che è un altro di quei tuoi pezzi che mi è entrato in testa in maniera, avrebbe detto Palahniuk, come un esercito che occupa la città. Cioè è veramente ossessivo il mio modo di ascoltare quel pezzo lì, soprattutto nella versione live di Live Zero, un'altra versione che mi piace molto. Grazie. Come è uscita l'immagine delle mille macchine? Cioè, è evidente che arrivi da un flusso sonoro, cioè è un po' come usare l'inglese fake, no? Cioè suona bene, quindi vado avanti. In che maniera trasformi quell'input estetico poi invece in un testo dotato forse di senso? Allora, le mille macchine si riferiscono a un ponticello piccolissimo nella zona di Padova. Se tu prendi il treno da Bologna a Venezia, guardando i finestrini a sinistra, aspetta, questo domani siamo già tutti su Trenitalia per prenotare. Domani c'è questo ponticello tutto crepato, con in realtà ci passano tantissime macchine, e su questo ponte qualcuno ha fatto un graffito, non so come ha fatto, perché sotto c'è il canale, ho scritto coraggio. C'è questo ponte crepatissimo, così tuo coraggio mi ha fatto ridere. Ti ha dato spunto. E me l'ho tirato giù lì. E non l'ho mai più ritrovato. Quando torno a casa dei miei, guardo sempre per rivederlo, non lo trovo più quel ponte. Forse non esiste. Forse te lo sei sognato, te lo sei immaginato. Comunque sì, le parole sono più suoni che altro. Sono. Però in realtà, come sempre, un po' mi succedeva quando parlavo con Alberto De Verdena, che è un altro che all'inizio ha sempre scritto un po' così. C'è sempre comunque un gancio attaccato al senso. Certo, in quelle certo. cose che vedi nelle immagini. Un gancio attaccato allo sfogo, per me in particolare. Perché continua a essere un modo di sfogarti questo? Sì, è uno sfogo assolutamente personale, che il paradosso è che non voglio condividere con nessuno, quindi mi mangio le parole, le copro, le nascondo. Però c'è anche questa vibe ultimamente, no? Di masticarsi le parole. Cioè, la cosa interessante, forse, che intendeva anche Andrea, è che nel pop italiano, pensa a Madama o Blanco, per fare degli esempi anche un po' distanti magari dal tuo modo di scrivere, sì. Però ci si mangia un po' le parole. C'è il come si chiama, il mumble pop? I guess. Mumble pop? I guess. Dico così a caso, Sì. Abbiamo ci sono coniato. Anche precedenti storici pazzeschi. Michael Stipe del Rem non si capiva che cosa cantava nei primi dischi. Lui stesso diceva: è inutile cercare di capire quello che dico nei primi album, quando erano ancora indipendenti, prima di diventare, diciamo, gli alternativi emersi. E allora come si fa a parlare alla gente esprimendosi nudi e intanto rimanere lì un po' nascosti? Secondo me, uno, fai un booklet con i testi, li metti su Genius, eccetera, eccetera, fai i lyric video, i visual, e poi fai quello che vuoi. No, nella musica un po' ti devi sbizzarrire. Come tra l'altro canti Non ho parole in più. Mi interessava molto però andare un attimo in più dentro Figli,
questo tipo di scrittura così, così, così intima, no? E soprattutto anch'io ci penso spesso in questo periodo. Che cosa, perché ti è venuto lo spunto di scrivere una canzone su un mancato figlio? Perché non lo so, sinceramente è molto difficile, perché ci sono quel tipo di livello, non lo si va a toccare. Io personalmente molto spesso scrivo, lascio lì e poi negli anni lo elaboro e lo metabolizzo. E perché mi è venuto a scrivere un mancato figlio? Non mi ricordo neanche più se è un'immagine o una cosa che ho sentito per davvero. Ecco, quindi... Era nell'aria, l'hai buttata, esatto, giù. A proposito di aria, invece, suonerai queste tue arie da qualche parte? Ti darai le arie, dunque, cosa che spesso si addice ai musicisti colti, darsi le arie. Tu suonerai le tue arie in giro nel prossimo mese? Che cosa combini? E allora, in realtà, io adesso vediamo che cosa succede. Questa è l'aria, abbiamo fatto due chiacchiere prima con gli amici, vediamo cosa succede. Restiamo aperti alle vibrazioni, non c'è nulla in questo momento. Molto ricercato il ragazzo per quello che sta sul vago, te lo dico io. Infatti, ma non era, tu prima dicevi la voce, ma secondo me c'è una forza espressiva anche nelle parole. Qual è il binario che senti di dover riempire di più? Visto che abbiamo parlato del ponte del treno, andiamo sul binario. Musicalmente parlando? Il binario, che cos'è un binario? Forse c'è il binario della voce o dell'espressione proprio con la parola? Perché in parte hai detto che ti nascondi. Vorrei avere il telefono dietro, però... fare play, ma non potrei farlo. Ecco, questa è la risposta più adeguata. Mi piacerebbe tanto far sentire e ascoltare i pezzi nuovi. Sì. Quando esco? Esisto? Boh. Non si sa, ma esistono. Vabbè, allora, mi raccomando, fai il backup. Io non lo so. Non ce lo vuol dire. Non ce lo vuol in dire. Cloud, perché se li perdi. Ho appena perso una. Fai il backup, intanto insomma, ti ringraziamo per essere stato qua. Non ti ho presentato il Bolla, che intanto infatti sta, è stato bellissimo. Sta swingando là dietro. Grazie. Raresh, speriamo ci sia una quarta, una quinta, una sesta edizione di Niente di Strano. Buddy Bank e Tidal, sto parlando a voi. Amici, ricordatevi di noi. Intanto ti ringrazio moltissimo e spero di ascoltare presto nuove tue canzoni. Grazie a voi tantissimo. Grazie mille Raresh. E adesso scaldate le mani, perché arriva un'altra ragazza che siamo molto curiosi di ascoltare anche dal vivo, con una formazione allargata, da poco compiuto 23 anni. Qui a Niente di Strano è il momento di Laila Labash. Quando fuori piove mi sembrava di scivolare nei pericoli, ma non c'è modo di sapere, io non posso non cadere. Da me mi piaceva dar la colpa ai miei anni, alle abitudini degli altri, a tutti tranne me. Mi piaceva farmi sempre un po' più avanti, dire che non ho rimpianti, ma non era così. Spargo queste ceneri di occasioni, sprecate le passioni che non brucio, no. Mi ricordo di pensieri e afflizioni, così romantici e caffoni, che non li fanno più gli abbagli. Io non li vedo mai arrivare, quasi mi sembrava di... Mi sembrava di aver capito chi poteva darmi amore e capirmi quando fuori piove. Mi sembrava di scivolare nei pericoli, ma non c'è modo di sapere, io non posso non cadere. Vuoi da me, ti sembra normale quel tuo sguardo catrame? Cerco nei tuoi scandali qualcosa che mi spieghi quella tua frase ieri. E poi dimmi come fai a non aver problemi, a non odiare il posto da cui vieni. E poi dimmi come fai. A non odiare quei tuoi amici scemi.
di cosa mi hanno fatto fare. Gli abbagli son belli e sempre molto amari, come un sorso di Campari. Quando mi sembrava di toccare il fondo, mi chiedevo in quale parte del mondo volevo scappare e partire e all'atterraggio applaudire. Ma quando mi sono questa cosa hanno più di me quelle persone che osanno, mi veniva da ridere come se qualche già sia Trastevere. Mi sembrava di aver capito chi poteva darmi amore e capirmi quando fuori piove. C'è modo di sapere, io non posso non cadere. Mi sembrava di aver capito chi poteva darmi amore e capirmi quando fuori piove. Mi sembrava di scivolare nei pericoli, ma non c'è modo di sapere, io non posso non cadere. Qualcuno, io voglio piacerti sempre un po' di più. Se vuoi il mio profumo, ti chiederò in cambio qualche cosa in più. Sarà colpa della luna di fuoco che c'ho. Preferito è fatto di parole che cuci per me. Non sarà un reato, non sarà un peccato se mi faccio comprare così, con un bouquet di frasi che cogli per me, per sentirmi meno fragile, per sentirmi davvero me. Sicura, non mi sento sicura. Fammi complimenti che vorresti tu. Gira un film coi tuoi occhi sempre all'ingiù. Chiudimi in tre versi come fossi un haiku. Usciamo in giro così belli, sembro Jane con Facebook. Laila Labash, scusa ma volevo passare da destra ma c'era una camera che saliva. Buonasera. Buonasera, cosa si fa in questi casi? Ci si può abbracciare secondo te? Sì, dai. Chiedere. Come va?
Molto bene. Benvenuta, grazie. Niente di strano. Grazie. Sei molto bene. Grazie. Volevo salutare anche la tua fantastica band che c'è qua dietro. Sono degli ottimi musicisti che ho visto anche tra l'altro in altre formazioni. Vedo Plastica qui, ma introducili tu che sei la... Sì, faccio gli onori. Come sei? Sei più la master o più la domina di questa formazione? Ma nessuno dei due. Nessuno dei due. Questo poi lo dici faremo tu. Dire a loro. Esatto, faremo dire a loro. È la mia impressione. Allora iniziamo. Alle tastiere abbiamo Plastica. Grande Plastica. Eccola. Basso, elettrico e Moog abbiamo Giovanni. Ciao Giovanni. E alla batteria Danila. Band, diciamo, che ti porta dentro questa nuova formazione live, perché fino a quest'estate giravi, come dire, in duo, adesso sei con un disco fuori, con una formazione live, hai fatto sold out l'altra sera a Roma e su Instagram hai scritto: quando ero bambina questa era la vita che sognavo. Sì. Beh, sì, sì, direi sì, che una volta che hai raggiunto i propri sogni cosa si fa? Questa è una... Te ne fai degli altri. Te ne fai degli altri, giustamente. Abbiamo sentito Abbagli e Complimenti che fanno parte di Mystic Motel. Sì. Visto che poi tanto ci sediamo sul divano e chiacchieremo un po' meglio, non volevo interrompere questa vibe di groove, anche perché c'è gente che ci scrive, non so come mai stasera, sarà la tua natura, come dire, global, gente che ci scrive dalla Colombia, dal Congo, dal Canada. Bello. Sì, assurdo. Veramente assurdo. C'è anche chi chiede: ma Fedez ha già cantato. Ma zio, ma torna a casa, dai. Comunque, detto questo, avremo Coez stasera, Neffa, Massimo Pericolo, c'è Fra Quintale, un sacco di truppe, e soprattutto c'è Laila Alabash qui a Niente di Strano. Grazie. Sono stata un po' da sola. Quanto mi vuoi bene al cuore in gola. Sono stata un po' da sola. Non offenderti, non dire una parola. Baby, scriverò dentro un locale dei navigli. Quanta gioia, quanti giorni, quanti sbagli. Quanto odio quei tuoi occhi blu affranti. Ma sappi che io se poi mi guardi mi affanno. Se non è poesia non sento. Ballo lento, ballo lento. Tutti che mi chiedono ma non vedo nessuno. Baby, se mi stai tu accanto sento le mani che vanno giù. Non è paura di cascare nel vuoto. Qualcosa di nuovo. So che ti senti tradito. Forse avresti preferito una che ti vuole bene senza fare scene. Ma ci pensi qualche volta a quanto ero piccola? Ma ci pensi quanti libri noi potremmo scrivere? Un enorme manuale che mi serve per studiare questa grande storia scritta sul muro. Io con voi non parlo, se poi mi guardi mi affanno. Se non è poesia non sento. Ballo lento, ballo lento. Tutti che mi guardano ma non vedo nessuno. Baby, se mi stai tu accanto sento le mani che vanno. Io con voi non parlo, se poi mi guardi mi affanno. Se non è poesia non sento. Ballo lento, ballo lento. Nessuno, baby, se mi stai tu accanto sento le mani che vanno giù. Stasera forse ti scrivo se è tutto a posto. Ho letto pure il tuo di oroscopo. È un gesto così
per non perderti. Troppe attenzioni come le luci ai semafori. Solite cose tipo come stai, come va. Vorrei sfiorarti perché mi sento un po' spenta. Ma mi vergogno sì di apparirti lì su uno schermo al buio per dirti che mi manca mio padre, deserto e poi il mare. Tu me lo ricordi quando hai gli occhi un po' assorti, retromarcia il tuo braccio, stringe con un laccio. Ti do la scorza del mio cuore, salsa di limone. La prima volta che l'ho vista è un'allucinazione. Quella foto in cui sei giovane, t'assomiglio anche nel modo di ridere. Il tuffo al cuore quando ti vedo arrivare. Potessi toccare la calma che mi viene dentro, tipo telefono spento. Mi manca mio padre, deserto e poi il mare. Tu me lo ricordi quando hai gli occhi un po' assorti, retromarcia il tuo braccio, stringe con un laccio. Mi manca mio padre, quel sapore. Quando hai gli occhi un po' sorti, so che cosa pensi e perdo i sensi. Mi manca mio padre, l'uscita da scuola, le palme, la sabbia che ritrovi ancora. Mi manca mio padre, l'uscita da scuola, le palme, la sabbia che ritrovi. Nel deserto del Wadi Rum, una foto su Instagram, la terra coi frutti, fai ridere tutti. Nel deserto del Wadi Rum, una foto su Instagram, la terra coi frutti, fai ridere tutti. Nel deserto del Wadi Rum, una foto su Instagram, la terra coi frutti, fai ridere tutti. Abbracciarti e pensare che stai sempre qua con me, non è vero, ma è vero per me. Laila Labash qui a Niente di Strano, live con quattro brani del suo Mystic Motel. L'aspettiamo adesso invece sul nostro Mystic Sofa. Buonasera. Eccomi, sono arrivata. Come direbbe qualcuno, stai tutta drippata su questo, su questo ma divano. Ma chi, caro? Ma chi è che parla? Non lo so, io così. Conosco. Non io, non io. Giovani romani. Giovani romani. Giovani romane che parlano così. Non io, di occhi. Io mai conosciute, Carlo. Chi, guarda, no, io... Non so di che cosa stai parlando. Belli tempi di quando ti autodefinivi un po' Bora. Adesso. Ma quello soltanto i veri esperti lo riconoscono. I veri esperti lo riconoscono. Anche perché adesso abiti a Milano, hai lasciato Roma per venire qui nella grande città, là dove puoi incontrare Andrea Lafranchi del Corriere, che ti presento. Buonasera. Buonasera, ciao. C'è il Bolla che ci accompagna. Volevo chiederti una cosa sulla setlist che hai portato questa sera, perché hai portato non i singoli, diciamo, hai deciso di raccontare un po' forse il lato che è da scoprire del tuo disco. Sì, c'è una cosa che mi è piaciuta molto fare con l'allestimento del tour, ovvero scoprire, che è una cosa che fa molto ridere, però per me era nuova, scoprire come sono i miei pezzi riarrangiati per essere suonati da umani, perché io sono molto affezionata alla dimensione dello studio con un producer, e riarrangiare questi brani con tutti i miei stupendi musicisti mi ha fatto riscoprire in una nuova chiave di lettura alcuni miei pezzi dell'album, e ho deciso di portare qui quelli che per noi
sono i migliori da suonare, insomma, certo. Quelli che vengono meglio, che è diversi da magari i pezzi forti del disco. È chiaro, perché questa cosa è da sottolineare. Tu, più che riscoprire, magari hai scoperto che cosa significhi suonare con, esatto, una band, perché non avevi mai suonato con una band. Non avevo mai suonato con una band. Io vengo dallo studio della musica, comunque ho studiato musica tanti anni, ho studiato pianoforte, poi chitarra, però non ho mai avuto l'occasione di suonare con un collettivo, con una band, e questa è stata la mia prima volta e mi è piaciuta da matti. È una figata, anche perché in studio magari hai lavorato con Contessa, Stabber, che vengono sempre ripetuti, e invece a questo giro hai lavorato con dei musicisti che in qualche maniera non lavoravano sulle tue idee, ma le mettevano a terra, che è una, esatto, cosa completamente diversa. Probabilmente la direttrice d'orchestra a sto giro eri solo tu. Ma guarda, sì, anche se loro sono stati davvero eccezionali, e soprattutto mi ha colpito la cura e l'amore che ci hanno messo nel fare questo lavoro, perché io dico sempre, fino a quando si tratta di me, che parlo nelle canzoni degli affari miei, eccetera, dico sempre, vabbè, a me importa, però mi meraviglio sempre tanto quando vedo che altre persone ci tengono quanto me alla riuscita di questa cosa, certo. Quindi mi scalda il cuore. Andrea. Allora, se questi erano i pezzi, diciamo, da mettere su Airbnb per far conoscere il motel, volevo capire come è nata questa suggestione del motel, che in Italia è più luogo equivoco che l'immaginario che abbiamo dai film americani, no? Cioè, se ti arriva dal cinema, se ti arriva dall'altro, perché appunto in Italia lo vediamo più come, diciamo, il luogo della fuga veloce. Un posto veloce. Per andare a fare all'amore fugacemente altrove senza dare troppo nell'occhio, giustamente. Nella jacuzzi rotonda. Quella roba lì. Allora, la parola motel del disco viene da varie suggestioni. Innanzitutto a me piaceva l'idea di creare un luogo fisico. Mi piaceva l'idea di far entrare l'ascoltatore in un hotel, ok? Con me alla reception, che ti facevo vedere tutte le stanze, ogni stanza era una canzone. E la parola motel è stata scelta al posto di hotel per due ragioni principali. Una è quella che avete detto voi, quindi una dimensione un po' losca, un po' così, un po' nascosta, sporca, no? Che è un po' perché io dico sempre che ho un odore di asfalto addosso che non mi tolgo mai dal momento che io vengo dalla provincia di Roma, e sono, infatti anche nei testi io parlo spessissimo di macchine, di traffico, di parcheggio, di semafori, perché è una dimensione che per me è proprio casa, cioè io sono a mio agio in macchina. E quindi cos'è il motel? È un hotel che sta sulla strada, è di passaggio. Mi piace moltissimo questa idea qui, e poi in generale io sono una persona che si annoia molto e tende sempre a fuggire o comunque ad andarsene, no? Chiudendo le cose poi me ne vado, e il motel è una dimensione molto fugace, ci stai una notte al massimo, non è come l'hotel che vai in vacanza. E poi è mistico, cioè c'è tutta l'altra componente del tuo immaginario, no? I piani astrali, l'oroscopo, Raffaella Carrà. Sì. È questo quello che compone l'immaginario di Laila, che però musicalmente invece sempre più in questo disco ci fa, c'è quella vibe lì R&B che è sempre molto presente, no? quel groove lì, sì, che poi secondo me è molto motel, anche nel senso di un certo movimento, se vuoi mandarlo, come dire, in maniera iperuranica. Quello che ti volevo chiedere è, dopo questo primo concerto importante che hai fatto nella tua città, era il tuo compleanno, 23 anni compiuti, un sacco di gente a cantare, che cosa è cambiato? Cioè, esiste un prima e un dopo probabilmente questo piccolo grande successo. Ecco, adesso con che occhi guardi al futuro dopo quello che hai vissuto l'altra sera? Allora, probabilmente è ancora troppo presto. Io purtroppo sono un po' lenta a capire le cose dopo che mi succedono. Cioè, nel momento stesso in cui mi succede qualcosa di grande faccio... va bene, ok. Poi le realizzo un po' dopo, però sicuramente devo essere sfacciata e sincera. È cambiato che mi sono detta, ok, lo sai fare, ok, sei capace, sei brava. Ti, guarda, sei sentita una professionista o ti sentivi già? Quello sempre. Se lo sempre, e volevo tirarti fuori questa risposta, anche perché c'è chi invece ci chiede, diciamolo, se per caso hai nei prossimi, diciamo, minuti tempo per fare sbronza con Coez. Non so se la volete fare. Vediamo se a Silvano va bene. Vediamo se a Silvano va bene. Dopo gli scrivo un messaggio un attimo. Esatto, ma com'è andata questa cosa qui? Visto che è quasi pronto là dietro, raccontiamo un attimo di questo incrocio. Di non due generazioni, in realtà secondo me ce ne sono di meno fra di voi, più una vibe che si incontra a distanza e poi insomma
che un artista come Silvano ti endorsi così, cantando nel tuo disco, è una bella cosa. Sono stata estremamente onorata, infatti non ci credevo. Tra l'altro mi ricordo che i giorni in cui andammo in studio a registrarlo era sempre il mio compleanno. Vedi che succedono sempre astrologicamente cose importanti intorno al mio compleanno per me. E è nato che avevo una demo che mi piaceva molto. E Tommaso Biagetti, il ragazzo che è il mio manager, mi disse: senti, ma prova a mandarla a Silvano. Io mi vergognavo moltissimo. E invece Silvano è stato veramente carino, professionale, gentile. E abbiamo scritto la canzone in una notte, io a Milano e lui a Roma. E devo dire poi è tipo rimasta per sempre così. E sono stata davvero super onorata. È il mio unico fit nel disco ed è di un certo livello. Sono molto contento e magari chissà che la facciate dopo. Ricordiamo al volo le tue prossime date, visto che sei in tour. Domani suoniamo a Pisa e il 15 gennaio dicembre a Trento e suoniamo a Milano il 13 gennaio al Tunnel. Il Tunnel, incredibile. Laila riparte dal Tunnel da Milano. Grazie intanto per essere stata qui grazie con noi, niente voi. Di strano. Grazie mille. È arrivato il momento di volare. Ci sono tanti ospiti, li annuncerà lui se ne ha voglia, se no ascoltate basta, perché presenta questa sera qui a Niente di Strano il suo nuovo disco live con noi, Coez. Sul pavimento come pista per volare, ma la pista per volare ce l'ha dentro. Mi vedi andare a vento, uomo palloncino, prego palloncino, scusi agente, ci ho sputato dentro. Esco fuori a fumare, a guardare il mondo da uno blow. In fondo sto locale era un po' boh. Sputo il fumo che si rompe sulla luna, ma addormento mentre ti immagino nuda. Sarebbe più facile perdersi fra le nuvole piuttosto che tornare giù. C'è un posto dove il mare sa un po' meno di sale, dove l'acqua è più blu. E tu non sei male, sapessi solo un po' meno di sale anche tu. Mi sento il mare dentro, non tanto per il sale, e cerco di sembrare contento. Così carina, vuole starmi vicino, e cerco di sembrare contento. Biciclette sulla tangenziale, che da ragazzina ero più bravo a farmi male. Baby, smetto, le sigarette fanno male, però non ho mai smesso di sognare di volare. Sarebbe più facile perdersi fra le nuvole piuttosto che dove il mare sa un po' meno di sale, dove l'acqua è più blu. E tu non sei male, sapessi solo un po' meno di sale anche tu. Sapessi 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 un po' meno di sale anche tu. Sarà fra le nuvole.
mezzogiorno, come ci avessi cannoni tutti intorno a fare boom. Tiri fuori la testa dal mio letto, io ti sento sul mio petto fare mm. A volte mi dimentico che certi sentimenti io non li volevo più, che sei venuta a fare tu. Siamo lì nel vagabondo, due cani, tu col pedigree, io coi piedi grigi, come i pomeriggi in cui non chiami. Io ti chiamavo, tu non ti giravi, e quello lo chiami scemo, però ci giravi. Fosse per me, me li farei con te i domiciliari, ti prenderei se in bici cadi. E quando non ci sei, la luna sembra solo un sasso vuoto, con te ci salterei nel vuoto. Sbronza, con la faccia da siamo soli, non serve che strillo, gli spiriti ci buttano giù la porta. Sbronza, non ti sopporto più. Siamo soli, non serve che strillo, gli spiriti ci buttano giù la porta. Sul cuscino rossetto, scusa, dopo me lo rimetto. Forse ho marchiato un po' apposta quelle lenzuola per vendetta o per quella tua faccia tosta. E dai, si faccio un po' la dura, al cuore stringo sta cintura, ma non regge con te. E poi tu dimmi dove trovo un altro col tuo sguardo sporco, che lo so che vado via, guardi la porta. Pensi, sbronza, con la faccia da con la faccia da siamo soli, non serve che strillo, gli spiriti ci buttano giù la porta. Sbronza, non ti sopporto più, non mi sopporti più. Siamo soli, non serve che strillo, gli spiriti ci buttano giù la porta. Sbronza, con la faccia da con la faccia da soli, non serve che strillo, gli spiriti ci buttano giù la porta. Sbronza, non ti sopporto più, non ti sopporto più. Siamo soli, non serve che strillo, gli spiriti ci buttano giù la porta. Wow! Coez e Laila! Oui, buonasera! Bellissimo. Che bomba vederti, grande! Come stai? Come va? Bene. Come, cosa sei? Sei? Anche tu sei tutto trippato. Tutta alare. C'è gente che sul canale YouTube di Buddy, qui nella live, chiedeva: oh, ma come, cosa si è messo? Questa era divisa. In realtà c'era chi diceva: l'ha messo in un video. Esatto, c'è gente esatto. Attenta. Qualcuno lo sa. Ha dei fan. Però questo colore ancora non l'avevo sfoggiato. E questi. Facciamo una You Got questi the Look. Servono perché i live le prendo. E le tiro, ah, e li regali il mio pletto. Esatto. D'altronde sono dei riferimenti al cielo, fra le nuvole, volare. Man, esatto. Questa sera l'avevamo dichiarato che volavamo alto. Eh sì, per forza. Grazie per aver voglia di presentare. Ma grazie a te, non vedevamo l'ora di suonare. E tra l'altro lo facciamo sempre in questo momento, quando siamo a Centro Plaza, qui a Niente di Strano, è il momento della presentazione della band. Perché cioè, a sto giro più che mai, tu allora, più che mai sai quanto diciamo è importante andare in giro con dei musicisti. Esatto, questa in realtà è una band che abbiamo creato apposta per te. Ah, per me? Tra l'altro, sì. Come ci si sono? Dice? Site specific. Cioè nel senso ci sono lui, che è Smordoni e Passerotto, che Passerotto? Sono sempre con me, fanno parte della mia band. I coristi in realtà è la prima volta... Li conosciamo, qualcuno lo conosciamo anche. Perché volevamo fare una roba un po' Tiny Desk, capito? Sì, un po' Tiny Desk, certo, bravo, sì. Hai colto la reference della prima edizione di Niente di Strano. Sei informato, diciamolo, ragazzi, Buddy Bank e Tidal, ricordatevi, questo artista sapeva. E poi appunto al basso Triglia. Sì. E alla tromba Fratini. Non essendo la mia band, non mi ricordo i nomi. Scusate. Sai che te la dovevi cavare come Giorgio Poi settimana scorsa, che aveva il quartetto d'archi, e gli ho detto: beh, quartetto 1, quartetto 2, quartetto 3, esatto. Quartetto 4. Portata Giorgio a casa. Poi, comunque grazie, perché il sound, comunque per aver provato, penso pochissimo, spacca. Beh, un po' abbiamo provato, comunque abbiamo fatto svariate giornate con
cinque pezzi, quindi di solito a rodarli bene. Sì, comunque. Però mi piace anche questa idea. Ognuno l'abbiamo suonato veramente tante volte. Questa idea di provarli, di farli, perché poi sarà questa la dimensione in cui li porterai questi brani. No, questa no, questa è solo no, però dal vivo nei club, okay, no? Okay. Cioè così. Sì, però sarà proprio con la mia band, con un tiro un pochino più da live, da club, un po' più punk. Invece qua abbiamo voluto fare una cosa un pochino più elegante. Un po' più elegante, la ringrazio. Forse la considerazione che lei ha di noi, Silvano. Vabbè, ci sta. Senti, non so, cosa vogliamo fare con... Io ci tenevo tantissimo, ma veramente tanto, a presentarmi. Però non so se lui ha voglia di parlare, quindi... No, secondo me sì. Però puoi chiamarlo, che devo andare a prendere... Ho lasciato il telefono lì, perché devo fargli vedere una cosa. Chiamalo tu sul palco. Joe, c'è Neffa? Eccolo. Boh, ragazzi. Non dirmi che devo parlare, non ho provato. Prego, prego. Grazie, buonasera. Si sente adesso? Ciao. Posso? Guarda tutto rosso, che emozionato. Raga, Neffa, sì! Devo farti vedere una cosa, Neffa. No, quindi do sì. Le spalle. No, è giusto, sei dando... Volevo farti vedere una cosa. Posso far vedere la mia immagine di WhatsApp? Allora, guarda cosa c'ho nella mia immagine di WhatsApp. Cioè, io quando scrivo il postato è Igor. Quando scrivo alla gente scrivo con questa faccia. La faccia di... Adesso ti racconto su questo argomento una GAG, se la vuoi sapere. Vai. Una GAG. Cosa vuol dire GAG? Una gag. Ah, una gag, ok. Scusate, sono veramente il boomer della situazione, non sapevo, prego. Ascolte. Praticamente devi sapere che quando ho fatto le foto per questo disco che era Messaggeri della Dopa, sì, io non le volevo fare le foto, ero refrattario. E quindi praticamente, innanzitutto Dimo venne da me e mi disse voglio fare la foto. Aspetta il microfono, scusa. Lui voleva fare la foto tipo What's Going On, Marvin Gaye. Quindi adesso voi andate a casa, mettete What's Going On e capite come alla fine il risultato è stato un po' così. Marvin Gaye, ma che sa di frittella. So come dire. E la seconda cosa, che io ho visto che non volevo fare le foto, ero anche sbarbato così, mi sono messo allo specchio a farmi la barba con quel tronchese che si vede in copertina e lui mi ha fotografato mentre mi facevo la barba, ha tolto la schiuma e è rimasta solo la canna che avevo nella copertina dei Messaggeri della Dopa. Questo è per dirti quanto ti stimo, quanto sono contento di essere qui. Ringrazio Silvano per averti portato. Grazie dell'immagine, il santino. Sì. Infatti adesso la tolgo, ho risolto un problema, ho chiuso un cerchio. Ma, e io metto la tua? Non so quanto ci guadagni, però metti quella di Silvano, metti quella di Volare, con il filtro Instagram di Volare, no, messo lì sopra. Ci scriviamo tutti i giorni. Poi perché siete diventati amici, questa è la cosa. Dai. Com'è sì, andata siamo questa... come amici di musica, ecco. È stato Taiwan che ci ha connessi. Sì, a Taiwan ha creato la connection per Gioverso Swan e io stavo facendo il mio disco, lui stava facendo il suo disco in napoletano e abbiamo cominciato a scambiarci pezzi fino a che a un certo punto mi sono reso conto che avevo scritto il pezzo che stiamo per fare, che è Cerchi con il fumo, l'avevo scritto su Stare al mondo, che è un pezzo di Cico Pisco, bravissimo. Proprio sul campione, e a un certo punto ho detto: ma qua mi manca il ritornello, mi devi un featuring? E cioè, è stato proprio così naturale. Quando mi ha mandato la base, io ho fatto tipo: io ho una casetta, cioè lo studio al piano terra, faccio una scala, sono in casa. Ero sopra, mentre scendevo giù in studio, avevo già in testa, cioè avevo in testa la melodia, ti giuro. Che quando dentro è così è una hit. Ecco, questa sera c'è una serie di connessioni. Innanzitutto Taiwan è stato ospite qui 2 settimane fa. C'è Laila che ti ascoltava e sei finito nel disco di Laila. Tu ascoltavi Neffa e sei finito nel tuo disco. Raga. E questo è quello che ci piace. Tanta roba. Ed è tutto niente di strano. Coez e Neffa live qui per noi. Woo! Grazie. Spesso dentro tutto chiaro, a volte invece cerchi con il fumo. Tu hai la faccia un po' spaurita, tipo quando arrivi cerchi per il fumo. Non ci crede più nessuno a questo tempo non crede più in noi. Riflessa sul pavimento, baglio lento, stai sparendo coi capelli nel vento, portamento raro. Le canzoni io te le intonavo nell'orecchio, sbagliavo parole, tu sprecavi le parole, io non imparavo mai, mai, mai. E adesso
nessuno se ne va, non sposto una virgola, faccio cerchi con il fumo, fumo e cerchi un'altra già. Testa fra le mani, se rimani anche col freddo fra le mani, sudo. Oggi e già domani troveranno nuova cura in un altro profumo. Quello mio sa di buono, quello tuo sa di un altro uomo. Non c'è Dio, non c'è perdono e non c'è mio senza nostro solo. Come un blues brother che è rimasto a piedi con le guardie dietro. Cercami dal vetro, baby, ora che sciogli, no, di ora che modi. Fino alla luna indietro vai, 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 vai. Fino alla luna indietro vai, vai. Aspetto qua, qui dove nessuno viene, mai nessuno se ne va, non sposto una virgola, faccio cerchi con il fumo, come cerchi un'altra già. Come cerchi un'altra già. Cerchi un altro giorno per te, storia di giorno per sé. Come cerchi un altro giorno per te, vuole più alto di me. Come cerchi un altro giorno per te, storia di giorno per sé. Grazie a tutti, ciao. Grazie. Colava il trucco e non capivo perché. Io fumavo gli occhi rossi, li avevi te. Dare un 5 al prossimo, il prossimo che dice che non vali, che ne sa di te. Come stai? Dietro ad una porta che non si apre mai, e sotto una luna che stanotte ti tiene a galla quando il buio ti parla di me. E tutti dormono, sembri la sola sveglia al mondo. Ma non sei da sola, però sei la sola per me. Ti colava il trucco e non capivo perché. Io fumavo gli occhi rossi, le avevi te. Dare un 5 al prossimo, il prossimo che dice che non vali, che ne sa di te. E scriverai tu le mie parole finché arriva il sole. E porterai tutto questo amore altrove, ma dove ti prenderai tutto con i denti come sempre fai. E ciò che ci illumina non sempre viene dall'alto. Il cielo è solo ad un salto per me. E gli altri dormono, sembri l'unica sveglia al mondo. Ma non sei da sola, però sei la sola per me. Ti colava il trucco e non capivo perché. Io fumavo gli occhi rossi, le avevi te. Dare un 5 al prossimo, il prossimo che dice che non vali, che ne sa di te.
scriverai tu le mie parole finché arriva il sole e porterai tutto questo amore altrove, ma dove? Na 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 Grazie. Questo era Occhi Rossi e adesso Crack. Acquati dal cloro, lasciami da solo, solo quando scrivo, solo quando salga il suono. Sei bella nuda, con un filo d'oro intorno al collo, io barcollo e non ti mollo, come un vino buono. Dici d'amore non si muore senza vivi male, se sabbia calda dopo mesi di naufragi in mare. Se la mia luna mi fa vacillare, sarà la mia Uma, stiamo chill, i miei bacilli ormai ci sai badare. Mettiamo un disco di Snoop fra le coperte, facciamo sto loop. Quando si perde stappiamo sto brut, scappiamo dai brut, bru. Ti ricordi, ma tu ti ricordi quando stavo giù, non c'era nessuno. Siamo in testa, godo su uno a uno, il motore fa fumo a bestia. Giuro mi mandi fuori, fuori di testa. Mi dici rallenta, non ti do retta. Mi dici rallenta, metto la sesta. Baby mi fai più del crack, e che non lo sai. Ho detto cazzo che botta. Scrivo di te, mi escono solo perle, consumo foglie e penne, mi sento un sedicenne, mi prenderei a sperle. Prima di fottere con me hai fottuto il mio intelletto, le tue gambe un nodo al collo strette, morirò contento, per te divento astemio, sei bella che bestemmio. E se la musica non c'è, magari me la invento, cigolano le molle del letto, baby andiamo a tempo, fino a far tremare il pavimento del mio appartamento. L'amore non so che cosa sia, yeah, come un tossico in mezzo alla via, io volevo solo fossi mia, ma tu volevi solo fare sì. Non mi innamorerò più di una troia, perché ho dei brutti ricordi e buona memoria, perché so che quello che hai dato non ti ritorna, specie mo che potrei comprarti pure sta borsa. Quindi Tom, l'amore è solo un passatempo e passa col tempo, ci diamo l'ultimo bacio senza saperlo, non ci capiremo mai. Aspetto un treno sul quale non salirò e tu non scenderai. Yeah, Cristo è solo sulla mia collana, la vita è bella come una puttana. Più ci penso più non mi do pace, l'amore non è bello ma piace. Baby mi fai più del crack, e che non lo sai. Ho detto cazzo che botta. Vai fuori, non senti mai ragioni, vorresti fare a pugni con me. Thank you.
Grazie. Grazie Massimo Pericolo e Fra. Coez! Fra Quintale, Massimo Pericolo. Grazie mille. Oh, bentornato. Oh, bentornato. Bella Fra. Allora, venite un attimo avanti, prendiamo la vedi la luce? La vedo. La vedi la luce? Scusate, ma l'ho fatta lui questa domanda. Come va, Vani? Ma sto malissimo, ho avuto una congestione stanotte. Infatti, per quello, grazie mille. Non voglio per flexare, ma perché ho freddo, ho i brividi. No, volevo comunque ringraziarti davvero perché, grande, insomma, cioè, essere qui con uno dopo una congestione non è facile. Volevo dire comunque che questo quadretto, con tutti gli ospiti che hai portato, è prima Laila e Raresh, è tutto davvero molto oltre, quindi grazie mille. Ho una domanda per Fra, ma ci dovevi essere anche tu in questo pezzo originariamente? Perché non ci sei tu in realtà? No, in realtà no, ho fatto questa strofa bonus, infatti ero tutto in para. Ma sei stato tagliato perché sei troppo indie? No, spiega. No, mi hai chiamato Silvano e fa fammi questa strofa. È arrivata dopo, per appunto per avere una novità. Era una roba... Così abbiamo pure l'inedito, capito? Era. Infatti, raga, il pezzo è stato portato per un motivo ben preciso. Cioè, io non so come. Cioè, questo doveva essere il pezzo party, appunto. E l'inedito ci sta. No, ma Silvano, il punto chiave è che c'è. Poi io già gliel'ho fatto il favore, non so se ti ricordi. No. Allora, adesso lo vogliamo dire perché la gente non lo capisce. Esatto, innanzitutto, sì. Prima, grazie per Massimo Pericolo con congestione, grazie mille. Fra Quintale, strofa inedita. Il favore a cui si riferisce invece Coez, che nel 2017 esce il disco Faccio un casino, disco che ovviamente l'avrebbe dovuto svoltare, facciamo che deve venire a suonare al Miami. E io gli propongo di fare l'headliner, esatto, su quello che secondo me è il palco più bello del festival, che è la collinetta. E Coez se l'è legata al dito, ma di brutto, perché voleva fare il main stage. Man, se vuoi tornare. Però è andata bene. È andata fine. Benissimo. Comunque il favore era l'altro. Ah, era quando invece Red Bull. Quando ho fatto vincere Fra Red Bull, perché avevo fatto l'inedito. Hai ragione, è vero. Tra l'altro, sì, c'è quella. Mi devi ancora un favore a lui. Vabbè. Troppi favori, ragazzi. Se ce lo concedete, Fra, tra l'altro, poi parleremo delle tue cose anche con Vane. Ti lasciamo andare a riposare. Noi andiamo al divano. Andiamo a divano a fare due chiacchiere. Va bene. Dai. Grazie raga. Fra Quintale e Massimo. Grazie. Pericolo. Bella. Grazie mille. Grazie. Allora. Oh, ma quanti favori mi hai fatto? Vuoi venire anche tu? No, tu devi andare a riposare tu. Massimo Pericolo, raga, the king. Che grandi. Mi sono levato le cuffie, no? Sì, non c'è problema. Allora, ti abbiamo messo... ti faccio io un regalo. È quello che Peppe Romano ha fatto a me, il regista insieme a Andrea Folino di questa trasmissione. Mi ha regalato quel maglione, te lo regalo volentieri, se ti va. Sembra che hai detto Peppe Romano. Sì, okay. il Pepsi Romanoff. Guarda qua. Bello. Quanto è bello. Beh, figo. Questo è il mio preferito. No, questo? Anche questo. Però questo è il mio preferito. Faccio vedere io. Faccia bella truce. È la copertina del disco, del nuovo disco di Coez. Riflettevo su volare, perché volare è una parola che fa parte dello slang romano, ma anche italiano ormai, anche. Mutuato però dall'inglese, no? Cioè è in realtà una traduzione letterale di una cosa molto esterofila. In realtà è anche una canzone però fondamentale della cultura italiana. Sì, diciamo, quella sarebbe poi del blu dipinto di blu, che però... Credo che addirittura sia stata ridepositata come volare, perché tutti, cioè mi sa che c'ha tipo due nomi ormai. C'era qualche furbo che sennò faceva volare. Esatto. Ti dirò di più. Nome d'arte Antonio Modugno per... Esatto, ti dirò di più. Quella è la canzone che Fra aveva fatto alla finale del Clash. Ah, è vero, vedi. Tutto torna. Ritorna tutto. Come mai questo titolo, se vuoi raccontarcelo, visto che il disco è uscito una settimana e magari non tutti ancora hanno letto le tue numerose interviste. Allora... Beh, il titolo ha molteplici significati. Vabbè, innanzitutto, proprio nella mia proprio scrittura, il fatto di evasione come volare torna sempre. In più mi sembrava il titolo abbastanza pretenzioso, cioè mi sembra il titolo appunto di un classico, forse proprio perché nell'immaginario comune è nel blu dipinto di blu, no? E quindi volevo fare un classico, che poi questo non si sa se si avvererà questo desiderio, però intanto era un buon presupposto. E poi in più io ho fatto questo disco con Sine, che era praticamente, no, adesso non mi ricordo,
penso 6-7 anni fa forse, che si chiamava Senza Mani, è l'ultimo pezzo, che è stato praticamente il pezzo con cui ho un po' abbandonato il rap per un periodo. Si chiamava Volare, era un progetto mio e lui insieme, e quindi per me è stato come ripartire da quel pezzo, però chiaramente arricchito del mio nuovo percorso, quindi lo vedo un po' come un nuovo inizio, una ripartenza, ecco. Ecco, io... Cioè, mille motivi, appunto. Mille motivi, poi... però è interessante, cioè è un disco dove secondo me tu sei tornato a casa. Sì, abbastanza. Un po' con il rap, un po' appunto con queste che sono dinamiche interne tue, no? Di amicizia, di relazione, sì, di lavoro. Ma io penso anche che questo tornare a casa, dopo essere stati così tanto a casa, sia per un artista che è diventato un artista del tuo successo, una cosa abbastanza comprensibile in questo momento. Perché io noto che c'è molta, come dire, curiosità, ma anche molto, molta paura. Cioè uno tira fuori un disco, ma oggi, non potendolo più suonare, con tutto quello che è successo, immagino che ci sia una certa vertigine. Tu che cosa, questa vertigine l'hai provata, e invece questo ritorno a casa che cosa ha significato per te? Allora, innanzitutto... Tra l'altro sei tornato a Roma, da Milano, sì, sei tornato, esatto, a vivere a Roma, tra le altre cose. No, innanzitutto, vabbè, non so se ho ben capito la domanda, la paura appunto di... Cioè di non suonare questo disco qua. La paura di non sapere come la gente reagisca, certo, fuori, quello, perché siamo tutti cambiati. Quello ci sta, quello ci sta. E cioè non solo è una paura, è una roba che secondo me ho, a un certo punto ho quasi talmente vissuto sulla mia pelle che già l'ho metabolizzata. Cioè nel senso, ho fatto il disco che volevo fare, convinto di quello che volevo fare, mi sono divertito nel farlo, ho sperimentato tantissimo in studio, soprattutto a livello di suoni c'è una grande cura, e di questo appunto devo ringraziare Sine, non io, che non so suonare manco un triangolo. E appunto, essendomi divertito così tanto, avendo fatto proprio la cosa nella quale credevo, alla fine il risultato sarà sempre buono, non so, esatto, come dire, cioè, già ho fatto i conti sia nel bene che nel male, viene capito, non viene capito, eh. Poi devo dire la verità, senza troppa spocchia, un po' di canzoni, cioè penso di capirci qualcosina pure io. Qualcosina. Quindi credo di aver lasciato delle canzoni che possono durare. Poi sul fatto che adesso il pubblico è cambiato, i momenti sono diversi, quello è vero, ma io sono sempre stato un diesel, anzi i miei dischi migliori forse sono arrivati sempre con un'esplosione molto molto ritardata. Con sì, i suoi, sì, tempi, sì. Tra l'altro non è la tua la canzone più ascoltata di tutti i tempi su Spotify, o comunque sei nella top 10? No, no, sì, top 10, può esserci, ne ho pure un paio. A proposito di canzoni, Andrea Lafranchi del Corriere, siamo in diretta anche sul Corriere della Sera e non soltanto su Buddybank. Silvano, ma questo disco che racconta le tue due anime, c'è anche il sottotitolo Contiene, eccetera eccetera, sì, Hit Underground e via, non è che a questo punto, come dire, hai chiuso un cerchio, e quello che abbiamo visto stasera, che ci hai detto che è una cosa che non si ripeterà nel live, però in futuro potrebbe essere il terzo passo, cioè sei partito dal rap, hai fatto nascere l'indie, perché sei un po' l'inseminator dell'indie italiano. Diciamo che adesso sei tornato indietro. Sicuramente il primo a unire le due cose in maniera così equilibrata, armoniosa. Sì, sì. E non è che adesso il ritorno a casa dici ok, però sta casa la chiudo, e quello, no, che abbiamo però visto stasera è un terzo mondo. Io penso che quello, beh sì, un terzo mondo, parli del suonato, ma non lo so, io penso che la musica, cioè alla fine devi fare sempre un po' quello che ti viene più naturale. Certo. Poi vedevo il documentario sui Beatles, no? Beh, che bello. E a un certo punto John Lennon, mi pare, fa un discorso sulle canzoni, che dice noi registriamo le canzoni perché in quel momento le vediamo così. Poi quando le riprendiamo in mano dopo qualche anno, cioè le suoniamo sempre in maniera diversa perché è cambiata, cioè la canzone resta quella, però non li soddisfa più suonare in quel modo, no? Nel senso, la canzone è come se fosse una fotografia di un momento. Certo. Dopodiché io penso che la canzone, rispetto magari al pezzo rap che va tanto spesso molto sul sound, è una roba che tu puoi evolvere negli anni, anche la stessa canzone puoi sempre rivisitarla in qualche modo.
Quindi sì, questa potrebbe essere anche una terza via, ma alla fine lo è sempre stato, ecco. A me piace esteticamente questo disco un po' perché ha dei rimandi interessanti, unisce il rap americano. Sì, pure 90s, qualcosa. Esatto. Però contemporaneo anche, nel senso, sì, sono, sì, cose un po' più funk, più R&B, ci sono, c'è Action Bronson, c'è il Wu-Tang, sì, celebrato nel primo disco, ma con un pezzo che in fondo rock, col proprio, Wu-Tang, sì, non c'entra niente a livello del suono. Ma guarda, dico la verità, era una roba che fece, mi pare, pure Drake, forse, mm-hmm, non mi ricordo in che disco suo, che chiamò un pezzo Wu-Tang, forse Wu-Tang Forever. Sì, Wu-Tang Forever, Wu-Tang, sì, Forever, sì. E poi il pezzo non c'è. Ma infatti io farei un pezzo metal e lo chiamerei Coez. Esatto. Ci sta. Questa è una cosa interessante, sembra che tu abbia voluto anche celebrare un immaginario, che è quello tuo. Alla fine il rap torna, sì, sempre a casa. Guarda, ti dico la verità, alla fine se ci pensi con È Sempre Bello, in qualche modo avevo fatto la stessa cosa con Niccolò. Era pieno di citazioni da Vasco a Dalla, cioè, e la roba che univa molto me e Niccolò forse era il cantautorato italiano, il pop, l'indie, e invece magari con Sine, appunto, io poi prendo sempre spesso la forma del produttore con cui lavoro o dei produttori con cui lavoro, certo, e trovo appunto il punto in comune con la persona con cui sto facendo l'album, come a dire che con Sinigaglia cioè, è venuto un altro progetto ancora, certo. Poi penso di avere una personalità abbastanza forte di scrittura e magari di stile di canto, che poi fa risultare tutto sempre un po' parte del mio mondo. Però ecco, è tutto un circolo di influenze che uno ha anche in base alle persone con cui suona, che tira dentro al progetto. Sono quindi appunto questo disco qua c'ha quelle situazioni un po' più americane, certo, più rap, più inglesi, anche perché Sesso e Droga io ci vedo molto tipo di quella scena Fatboy Slim, ma non che sia presa da un pezzo del genere, però cioè, se la suoni al piano, se suoni al piano gli accordi ti dà, cioè, ti dà proprio quel mood. A proposito di mi piace questa immagine del ritorno a casa, perché poi vorrei partire da un passo indietro per poi andare oltre e insomma chiudere questa sesta stagione, anche se non ho proprio voglia di chiudere questa sesta stagione, perché con te chiudiamo la sesta stagione, no, la terza stagione. Dulcis, non so perché continua a dire sesta stagione, è la sesta puntata della terza che stagione. Stai oltre. Sto oltre, bravo. Dovresti scrivere c'è la battuta, dovresti scrivere qualcosa, riflettevo sul fatto che questo disco è un po' una chiusura di un cerchio iniziato con Faccio un Casino, secondo me, perché lì è successo qualcosa. Guarda, secondo me la chiusura di un cerchio iniziato con un mio mixtape vecchio, che è Fenomeno Mixtape, dove appunto avevo unito un po' tutte le cose che mi piacevano, avevo cantato su basi degli XX. Avevo cantato su basi degli XX, avevo cantato su roba trap prima che esistesse la trap, tipo Lunis, avevo cantato sulla dubstep, non so, avevo fatto tutti i pezzi comunque sempre con la mia attitudine, però che spaziava veramente tantissimo, che è la stessa cosa che mi è sembrato di fare anche involontariamente con Faccio un Casino, dove c'erano tanti produttori diversi e anche lì comunque c'è la musica, non c'è Mille Foglie, Occhiali Scuri con Jamie Tights, comunque c'è anche lì un ampio raggio d'azione. Qui secondo me abbiamo, io e Sine abbiamo cercato, o comunque non è che abbiamo voluto rifare quel tipo di disco là, però in qualche modo abbiamo fatto stare insieme tanti stili, tante cose, però poi mantenendo sempre un sound unico che magari sugli altri due progetti precedenti si era un po' perso. Qui comunque anche Wu-Tang e Occhi Rossi, cioè si sente che comunque devono far parte dello stesso disco a livello, certo, di come sono trattate le voci, di sound, le casse. Pasta. Esatto, la pasta è quella. Però ecco, la mia domanda sui prima, mi è piaciuta questa digressione musicale, ma aveva a che fare un po' con la gestione del successo. Ah, ok. No? Adesso il successo, hai imparato a gestirlo? Sei sereno con questa cosa? Questo, cioè, ti dà ancora fastidio uscire e magari, come dicevi, rovinare le serate agli amici, raga, perché sto troppo in hype? No, vabbè, diciamo che devo dire la verità che se mi fosse successo da più giovane mi sarebbe, cioè, mi avrebbe dato fastidio.
devo anche dire che adesso comunque non è che, cioè comunque ho 38 anni, non è che vado in giro per locali tutte le sere, perché se no... Perché sono chiusi più che vabbè, altro. Vabbè, a parte quello, ma dico già da un paio d'anni comunque... Non so come dire, non è che faccio più la vita del pischelletto, capito? Pischelletto. E quindi non posso magari andare troppo in giro, così c'è, che so, se c'è un concerto in Italia non me lo posso andare a vedere, però posso andare sempre al Primavera, no? Esatto, puoi sempre andare al Primavera. Però andrai in giro per locali in realtà, questa volta è il caso di dirlo. Però capito, stando dietro. Dalla parte del palco. Sì, abbiamo fatto, usciremo con questo mini tour di mini club, in realtà no, tour di mini club. Faremo 12 date e appunto suoneremo nei locali storici che ci hanno ospitato prima che insomma arrivasse questo successo, e alcuni locali addirittura che non ci hanno pagato, no, alcuni che ci hanno pagato nonostante fossero uno dei 40 persone, altri che ci hanno annullato anche le date perché non c'era abbastanza gente, quindi boh, tornare là assicurando pure un sold out con tutta la mia band, ci vedo un po' di Amarcord dietro. È un'altra chiusura di un cerchio. E poi tipo a Roma suono all'ex Alpheus, che adesso si chiama Planet Roma, che è il posto dove ho presentato il mio primo album. Cioè, quindi sì, effettivamente come il disco ripercorre alcune tappe, anche questo tour farà lo stesso. Andrea, se non hai sembra un'altra... che non ragiono sulle cose, ma no, c'era una cosa, c'era tutto un un'ultimissima domanda perché siamo lunghissimi e dobbiamo chiudere. Tu lo dicevi prima, cioè, tu questa gestione, il successo eccetera eccetera, l'altro giorno tu mi raccontavi proprio l'idea di scrivere canzoni d'amore, che all'inizio dicevi c'è stato un momento in cui avevo paura, poi una volta che le facevo e dicevo oh ma mi vengono bene, cioè sì. No, addirittura... è un modo di rapportarsi con più serenità quello che fai. Sì, ma ti dico di più, quel disco, il mio primo disco d'amore, che poi è quello con Sinigalli, addirittura lui mi diceva basta però canzoni d'amore, cioè facciamo, cioè tira fuori un po' di rap, alla fine te li conoscono per quello. Gli portavo la canzone, si metteva al piano, mi fa un'altra canzone d'amore, cioè sì. Poi la suonava, vabbè però questa non possiamo non farla. Tutto il disco così praticamente. E alla fine una carriera. E alla fine sì. Grazie mille a Coez. Grazie a voi. Grande applauso per Coez. Volare. Grazie. Grazie davvero. Colgo l'occasione in questo momento per ringraziare anche Andrea Lafranchi del Corriere. Grazie Carlo. Bolla, io ti saluto adesso perché vado un attimo al centropalco, perché siamo veramente arrivati alla fine di questa terza stagione di Niente di Strano. Se vuoi andare a risciacquarti vai, Silvano, grazie ancora perché ci hai fatto un grandissimo regalo. Al centro del teatro La Cucina, che ringrazio a nome di tutta la truppa. Innanzitutto ovviamente i ringraziamenti in un momento in cui si chiude una stagione vanno innanzitutto a chi ha acceso questo programma per la terza stagione consecutiva. Non è scontato, non è usuale vedere tutta questa gente che gira attorno a della musica come quella che abbiamo fatto suonare qui a Niente di Strano dal vivo, e quindi volevo ringraziare Buddy Bank, senti Chiara come lo dico bene, la Smart Bank, anzi no, la la banca per smartphone di Unicredit. Mi prende in giro che dico telefonino, ma secondo me il telefonino è più figo, comunque dite pure smartphone. E poi volevo ringraziare Tidal, ovviamente il servizio Hi-Fi streaming che con Buddybank ha acceso questa terza stagione di Niente di Strano, e le altre due. C'è un plotone di professionisti che ha fatto un lavoro incredibile, sono stato fortunato a poter lavorare con loro. Except Vulcano, Chunk, Decibel, c'è la regia ovviamente di Pepsi Romanoff e di Andrea Follino, oltre che la collaborazione di tutti gli altri, raga, non vi so neanche a dire quanta gente c'è, sono veramente tantissimi, sono tutti fantastici, sono questi totem che sono stati veramente il nostro simbolo. Qua dentro abbiamo cercato di aprire il cubo e di portare un po' di musica, non lo so che cosa accadrà l'anno prossimo, ma a proposito di andare oltre, il buon Rido, che è una persona che mi mette in pace con la vita, ha scritto una cosa che vorrei leggere, così per chiudere questa stagione, che poi ovviamente ritroverete sempre lì a vostra disposizione sul tubo, quasi come fosse cultura, pazzesco. In queste 6 puntate di Niente di Strano vi abbiamo voluto portare oltre, speriamo di esserci riusciti, per qualche minuto ogni settimana con musica, chiacchiere, riflessioni, arte. Ora è il momento di tirare una linea per capire dove siamo e dove stiamo andando. Perché oltre?
Oltre perché non è né avanti né indietro, né dopo né prima. Oltre perché non è una direzione, ma un'altra dimensione. Oltre perché è cambiamento, non arrivo. E cosa c'è dopo? Oltre l'oltre è sempre oltre, pur essendo un territorio, uno spazio, un momento nuovi. Ecco l'essenza, ecco che cosa c'è di nuovo, oltre la scoperta, la meraviglia. Tende all'infinito l'oltre, ci fa guardare verso l'altro con gli occhi e con lo spirito. Questa è la tensione positiva e magnifica che ci spinge e ci motiva, ci ispira. E questo per noi è niente di strano. Ciao!